Buonasera amici, stasera ci vediamo in video invece delle solite foto per vari motivi. Come ben sapete, da 3 mesi e mezzo sto convivendo con il linfoma di Hodgkin, che è il tumore del sistema linfatico. Il primo motivo di questo video è perché praticamente giovedì postai una foto da Salerno dopo aver effettuato la PET-TAC e comunque vi scrissi che vi avrei tenuti aggiornati appena arrivati gli esiti di questo esame. Gli esiti sono arrivati. Questo esame era importante perché tramite di esso si sarebbe stabilito se continuare con il protocollo che avevamo cominciato 2 mesi fa o cambiarlo con uno più aggressivo, più forte, insomma. Beh, i risultati sono stati soddisfacenti da un lato e un po' meno dall'altro. Premettendo che la malattia era diffusa dal collo, scendendo per la zona clavicolare fino a quella mediastinale. In alcune zone abbiamo avuto l'estinzione della malattia e una riduzione significativa della massa. E, per esempio, nella zona mediastinale, dove c'era la massa più importante, abbiamo avuto una notevole riduzione e, nel caso di alcuni linfonodi, l'estinzione della malattia. Il problema si è invece nella zona clavicolare, perché nella zona clavicolare praticamente abbiamo ancora una massa significativa che contiene all'interno di essa delle cellule tumorali ancora abbastanza esaurite, insomma, che continuano a moltiplicarsi per i fatti loro. Detto questo, purtroppo siamo costretti a cambiare protocollo. Passeremo dal primo che era stato stabilito, cioè 6 cicli più radio. Ogni ciclo era composto da 2 infusioni da 4 ore e mezza l'una. Finora ne abbiamo fatti 2 di cicli, quindi 4 infusioni. Passeremo a un nuovo protocollo composto da 3 giorni consecutivi di chemio, di cui il primo sarà di 4 ore e mezza di infusioni, il secondo e il terzo fra le 2 e le 3 ore. Dopodiché c'è un'integrazione a livello di ci sarà un'integrazione anche della terapia che dovrò fare a casa. Praticamente dovrò assumere dei chemioterapici in compresse per 7 giorni dopo aver effettuato l'infusione in ospedale, e in più dovrò tenere sotto controllo, oltre che i globuli bianchi, anche i globuli rossi. Sono stato avvertito che in questo caso sicuramente cadranno tutti i capelli e ogni tipo di velo che ho, ma non è un problema perché ho provveduto da solo a pulire prima, e ci tengo a dire che non si molla e non si indietreggia di un centimetro. Perché se questo animale è deciso a rompere le scatole, io sono ancora più deciso nello sterminarlo. Un altro motivo di questo video è perché voglio ringraziarvi tutti per la compagnia che mi state tenendo, per l'interesse che state mostrando verso la mia storia, e vi ringrazio appunto perché ciclicamente, diciamo, io ho fatto un post per ogni chemio che ho fatto, per ogni tappa che ho conseguito in questo percorso, e mi siete stati molto di compagnia, perché stare 4 ore e mezza con una fleba attaccata, insomma, un po' noioso. Grazie alla vostra compagnia, insomma, questo tempo è volato, si può dire, praticamente, e di questo ve ne sarò sempre grato. Un altro motivo per il quale ho deciso di fare questo video è perché della mia storia voglio che questa esperienza sia tesoro un po' di tutti. I tumori sono malattie un po' particolari da affrontare, che hanno un forte riscontro psicologico. E proprio questo fattore è molto importante, perché prenderla di petto te la fa affrontare diversamente. Abbattersi o deprimersi, diciamo che è il più grande ostacolo nell'affrontare la malattia, perché si perde tempo e anche salute. E per questo io, diciamo, spero in modo molto sintetico, vi mostrerò delle foto dall'inizio di questa storia fino al giorno d'oggi, insomma. Queste cercherò in 3-4 minuti, su per giù, sperando di riuscire a farcela, perché poi in chiacchiere ci si perde facilmente. Spero di sintetizzarvi tutta quanta questa storia. E per quanto mi riguarda possiamo cominciare. Ok, cominciamo con questo racconto allora. Allora, io mi sono accorto della malattia dal mio primo giorno di ferie, era il 5 di agosto. Praticamente, quando mi sono ritrovato sul collo, a livello superficiale, due linfonodi
già di grosse dimensioni. C'è da dire che i tumori sono una malattia talmente particolare, sono delle malattie talmente particolari, talmente bastarde, che in buona parte dei casi sono asintomatiche, cioè non presentano sindomi. Io alla fine, se non era per i linfonodi, se non fossero usciti quei linfonodi, avrei continuato ancora oggi a fare la stessa vita di sempre, andare a lavorare, fare insomma, proseguire la mia vita quotidiana. Però, una volta usciti questi linfonodi, mi sono recato dal mio medico di base per verificare come mai si fossero ingranditi di questa maniera. E praticamente il mio medico di base mi ha invitato a effettuare un'ecografia e delle analisi del sangue. Una volta effettuate le ecografie, insomma, non erano solo due linfonodi, il collo era pieno di linfonodi. Praticamente l'ecografista mi ha indirizzato subito al pronto soccorso per approfondire la situazione, poiché poteva essere solamente una situazione di una certa gravità a livello tumorale. C'è da dire che oltre a questi linfonodi, un altro dei sintomi della mia malattia, delle linfomati Hodgkin, è anche la presenza di un prurito persistente per tutto il corpo, ed erano già 5-6 mesi che io avevo questo sintomo. Però io mai a pensare che potesse trattarsi di un tumore, perché uno pensa in questi casi tante cose, pensi a un detergente, pensi a un detersivo dei panni, pensi a un qualche materiale che abbia potuto procurare un'allergia, e invece questo era proprio un sintomo della malattia che avevo già da 5-6 mesi. Un altro sintomo è la sensibilità all'alcol, la sudorazione notturna. Per esempio, di notte si sudava più di notte col fresco che il giorno col caldo. Questo è un altro sintomo della malattia, che finché non si aveva l'esplosione dei linfonodi, mai li avrei collegati a questa situazione, appunto perché poi, anche essendo capitato durante i mesi estivi, è più facile stancarsi, è più facile sudare e tutto il resto. Quindi, se dovessero presentarvi dei sindromi del genere, ovviamente prendete le precauzioni del caso. Se insieme vi ritroverete un giorno linfonodi gonfi, prurito, sudorazione notturna, febbricola, queste cose qua, non sottovalutate questi aspetti e provvedete subito a contattare il medico di base o qualche specialista. Ora possiamo cominciare. Questa è la prima foto fatta in pronto soccorso. Come potete vedere, tutti questi cerotti sono dovuti al fatto che difficilmente, con molta difficoltà, sono riusciti a trovarmi la vena da cui effettuare i prelievi. Praticamente mi hanno fatto due buchi su questo braccio, uno sulla mano destra, e la covanula sono riusciti a mettermela sulla sinistra. Dopo, diciamo, questa impresa che hanno fatto. Questa è stata la mia nottata in pronto soccorso. Qui ero in attesa di ricovero, perché già mi avevano diagnosticato il sospetto linfoma. Posti letto non ce n'erano, e la nottata mi sono dovuto arrangiare in questo modo qua. Comunque, sono stato ricoverato 2 giorni, in cui sono stato sottoposto attacco con contrasto e all'intervento di estrazione di un linfonodo per effettuare la biopsia. Questa foto è stata fatta dopo l'intervento, infatti potete notare il cerotto qui sul collo, sperando che si riesca a vedere in camera. E questa foto è stata fatta dopo che mi erano state consegnate le dimissioni e stavo per tornare a casa, praticamente un paio d'ore dopo la foto precedente. Qui ci troviamo subito poco prima dell'inizio delle chemio, perché nel frattempo, da quando sono stato in ospedale, praticamente mi è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin. Ho dovuto provvedere a un prelievo di midollo osseo e ad una PET TAC, dalla quale si è potuta fare una mappatura approfondita di tutta quanta la malattia. E si è stabilito il piano terapeutico. Praticamente la malattia era al secondo stadio, con palchi però, cioè vale a dire diffusione da secondo stadio, cioè due stazioni linfonodali coinvolte, però organi vitali puliti, nessuna metastasi e midollo spinale pulito. Quindi si è deciso di trattare questo secondo stadio, visto che la massa tumorale era molto ampia, trattarla con una terapia da quarto stadio, cioè 6 cicli di chemio più la radioterapia, 6 cicli di
due infusioni distanziate l'una dall'altra da 14 giorni. Da questa foto, insomma, c'è la mia preparazione alla chemio, perché nonostante, insomma, era a basso il rischio di perdere i capelli, ho preferito, insomma, evitare di ritrovarmi al di là che ciò che è in mano, di perdere facilmente i capelli. Ho provveduto, insomma, a tagliarle. E questa è la prima infusione. Questa è la prima infusione del primo ciclo. Scusate la volgarità del gesto, ma queste malattie se lo meritano tutto. E che dire sulla prima chemio? Praticamente è stata affrontata bene. C'è stato un po' di affaticamento i primi 2 giorni successivi all'infusione, però non c'è stato nessun calo significativo di difese immunitaria, di globuli bianchi. Diciamo, l'organismo ha risposto bene. Queste qua praticamente sono le bocce che contengono le mie terapie, alcuni dei flaconi alla fine. E questo qua è il crodino, diciamo, il componente più potente di tutta quanta la terapia che ho effettuato finora. Diciamo, questo liquido rosso che ha questo ingrato compito di sterminare questo animale. Questa qua invece, questa foto è stata fatta alla seconda chemio, dove io praticamente mi impegno a tagliare la gola alla malattia. Come potete ben vedere, con fronte alla prima chemio, i capelli sono continuati a crescere e la barba c'era ancora. Però a 7 giorni da questa infusione qua, praticamente ho avuto una importante perdita della barba, perché praticamente come toccavo la barba aveva una significativa caduta e facilmente i capelli si staccavano dalla cute. Quindi ho provveduto a togliere sia la barba che i capelli per un motivo igienico. Perché, per fare un esempio, sulla maglia del pigiama che avevo indosso la mattina che ho cominciato a perdere i capelli, sembrava fosse passato il cane o il gatto, ed è una situazione un po' antipatica. E questo è il risultato, insomma, un incrocio fra una lampadina e zio Fester. E fra la seconda infusione, quindi il primo ciclo e il secondo, si è provveduto all'impianto di un catetere al braccio. Questo qua è un PIC, praticamente una condotta di 36 cm che dal braccio arriva quasi fino al cuore, dal quale si possono effettuare prelievi e iniettare la terapia. Perché viene messo questo cateterino? Perché praticamente l'iniezione di questi medicinali e il continuo bucare le vene può indebolire le stesse e creare altri problemi oltre a quelli che già ci sono. Questa qua è invece la prima chemio del secondo ciclo, e uno si chiederebbe perché avevo questi assorbenti in mano. Perché praticamente a livello di tempistica questa infusione è seguita ben 8 giorni, l'inizio del nuovo ciclo, del secondo ciclo, è seguita ben 8 giorni dal primo. Quindi, per una questione di tempistica, c'è la coincidenza con un altro tipo di ciclo e ho voluto fare praticamente la foto con questi assorbenti, appunto per rimarcare, come vedete, tante volte fra tanti effetti collaterali, poteva incorrere anche questo. E questa foto invece è dell'ultima chemio che ho effettuato, è la chiusura del secondo ciclo. Questa è la foto di settimana scorsa a Salerno, dopo aver fatto la PET TAC. E la possiamo chiudere qua. Gli esiti ve li ho detti prima quali sono stati. E comunque, ragazzi, ci si vede domani in ospedale con il consueto posto. Come detto prima, si andrà avanti con determinazione, più di prima. E detto questo, ragazzi, io vi abbraccio, vi ringrazio anticipatamente per chi fino all'ultimo, diciamo, ha visto il video. Grazie ancora della compagnia e un bacio.